Nel 2022 il Duomo di Cosenza, protetto dall'UNESCO come patrimonio testimone di una cultura di pace, compirà i suoi 800 anni di vita. Intanto si pensa a mantenerlo pienamente fruibile. Per questo sono state restaurate, grazie al finanziamento della BCC Mediocrati, la torre campanaria costruita nel 1638 dopo un terremoto e le storiche campane, tra cui ce n'è una che pesa 2 tonnellate e risale al XVI secolo. Queste campane sono particolarmente importanti per la città. Da due punti di vista, uno religioso, perché per noi le campane sono strumenti liturgici, tant'è vero che hanno una propria benedizione, servono a richiamare i fedeli, quindi sono la voce del Signore, ma anche dal punto di vista culturale. Basti pensare che le campane del Duomo sono legate alla vita della città, in quanto a Cosenza tutti si fanno gli auguri alle 21, la sera di Natale, senza conoscere il motivo. Il motivo è legato a questa campana, perché il Duomo era il primo ad annunciare Natale e Pasqua rispetto alle altre parrocchie della città. Il campanone del Duomo era l'unico fino al 1940 a dover annunciare la morte, i funerali dei cosentini. Le altre chiese della città pagavano una tassa per poter suonare le campane a morto nella loro chiesa, perché l'annuncio funebre era solo del Duomo, quindi è legata anche alla storia della città di Cosenza. L'opera di restauro è stata affidata alla ditta Merolla, che ha dovuto risolvere non pochi problemi. Il campanone è stata simulata la distesa perché non poteva oscillare, causa che è troppo pesante per un fatto statico, mentre le altre due campane sono state automatizzate a slancio e anche a tocco. Adesso le campane sono in tutto quattro, ma una quinta sarà installata, sempre per impegno della BCC Mediocrati, entro quest'anno, perché la Banca Mediocrati ha deciso di adottare il Duomo. Abbiamo deciso di adottarlo, il Duomo di Cosenza. Infatti è da qualche anno che stiamo sostenendo il restauro dei portali, la videosorveglianza del Duomo, il crocifisso ligneo del 700 che è stato restaurato. La vicinanza della banca è necessaria, dobbiamo continuare a sostenerlo.